Se puoi sognarlo, puoi farlo. Il celebre aforisma attribuito al grande Walt Disney calza a pennello per il percorso di Francesco Taccetti. Eubino, classe 1977, coltiva un'innata passione per la pallacanestro, militando sin da giovanissimo nel settore giovanile del basket Gubbio, ma quello che all'epoca poteva essere solo un sogno, ovvero arrivare nell'Olimpo del basket internazionale, oggi è connotata realtà, visto che Francesco è assistente allenatore della pallacanestro reggiana, blasonatissima società della palla spicchi tricolore, reduce dalla finalissima di FIBA Europe Cup persa contro i turchi del Başakşehir, è pronta ad affrontare i playoff scudetto. Un percorso in cui Francesco, partendo da Gubbio, ha dovuto affrontare molteplici step, compiendo sacrifici e dedicando tempo incalcolabile allo studio del gioco. Nel mio primo anno da aiuto allenatore, quando ancora stavo lavorando in azienda, io lavoravo con le cimenterie nello stabilimento di Ravenna e quindi ho iniziato ad allenare Ravenna per quel motivo, facendo, diciamo così, l'aiuto nel settore giovanile, ma proprio post lavoro, la sera, solo per dare una mano e per iniziare a fare questa esperienza. Ho avuto la fortuna di vivere in prima persona una finale scudetto con la squadra Under 19 Elite del Basket Ravenna, che ha vinto. Parallelamente a questa cosa, un altro fattore per me importante è che, diciamo, nella mia vita la parte di trasmettere agli altri qualcosa, la parte di, tra virgolette, insegnare, è sempre stata una componente per me importante, e allenare è ovviamente anche questo, e quindi ho messo insieme queste due cose e da lì ho detto: ma sai che c'è, io voglio provare a farlo come lavoro, a tempo pieno, poi vediamo cosa succede. Quando l'estate scorsa ho avuto la chiamata della pallacanestro reggiana, l'ho vissuta come ok, prendere subito, perché per me era, insomma, un sogno, no? Un sogno che si realizza quando ti chiama una società di questa caratura, con la storia, insomma, non puoi che dire che sì, e partire, prendere la valigia immediatamente e metterti a lavorare. Francesco sta proseguendo il suo percorso di crescita lavorando a stretto contatto con un maestro di basket come coach Attilio Caia, ma non dimentica certo la sua Gubbio. Purtroppo molto a distanza, per fortuna ci sono la famiglia e gli amici che mi tengono collegato. Devo dire che chiaramente io sono sempre stato legatissimo alla festa dei Ceri, al Cerio Sant'Antonio in particolare, e ho saltato la prima festa dei Ceri, non mi ricordo, ormai 5-6 anni fa, quando con Ravenna ci qualificammo per i playoff di Serie 2. Tutti gli anni è così. E nella speranza che il tragitto di pallacanestro reggiana sia più lungo possibile nel gran ballo che assegna il tricolore, la volontà di Francesco Taccetti è di proseguire il suo sogno divenuto realtà, sempre alimentato dall'infinita passione per il gioco. Ho iniziato questo lavoro non pensando a dove volevo arrivare, a viverlo giorno per giorno, e ho continuato a far così da quando facevo il primo anno. Allenavo 3 squadre del settore giovanile, un under 15 femminile, un under 17. Non guardo a dove voglio arrivare, vivo giorno per giorno, cercando di vivere ogni stagione al mio massimo, facendo il massimo. Di certo quello che è la chiave è la passione.